Sistema un po' È meglio, ultimo, sì. seconda marcia inserita per il seguito, credo sarà una partenza così per tutti. Ecco i semafori, sui motori, 3, 4, 5, e si è preso la posizione su Leclerc con Sainz, che ha preso la posizione su Lewis Hamilton. Ci sarà da discutere, probabilmente lo farà Lewis Hamilton via radio, per quel contatto se la prende da Verstappen, che mi sembra aver perso posizione al via delle bandiere gialle con la sua miglior prestazione assoluta. Qui vediamo quello che è successo tra Guanyu Zhou e Latifi, l'ha messo nel muro. Latifi l'ha messo nel muro. The guy is fully squeezed me to the wall. What is he doing? Come on, see it. Ha messo nel muro. La Tifi ha andato a prendere il vento di Leclerc. Sì. È un Sainz che sta gestendo la gomma a non tenere quel ritmo indemoniato di davanti di questi, perché nel momento in critico dell'intermedia avrà una gomma migliore. O che dici, non sappiamo il passo vero di Leclerc, ma magari è già al limite perché Perez sta martellando da un po' di davanti. No, io penso che Leclerc ne ha di più. Ha detto weekend, anche in queste condizioni che sappiamo che a Sainz piacciono, però Leclerc ha una marcia in più con questo weekend. Ha dimostrato sia in pista asciutta, sia in pista di full work, una gomma intermedia. È una vita. Queste gomme non sono fatte per questo. Questa gomma è fatta per fare, non so, tipo 10 giri, e quando la pista si asciuga montare la gomma slick. E qui guarda la gomma, 29 giri, e nuova, sì, gialla, bandiera gialla, e la FIA non passa. E anche mercoledì vedremo se farà sconti sul budget cap a proposito. Non ne parliamo in gara. Quella è un'altra faccenda. Hamilton nel muro, Hamilton nel muro, clamoroso, colpo di scena, Lewis Hamilton mette la retro e riparte così. Entra adesso la 5, che sta velocissimo, 2-4, 2-4 in casa Red Bull con Perez. Con Guardi, con la attenzione, altra macchina nel muro, quella di Yuki Tsunoda. Sta succedendo di questo il posto della presa. Sarà un mega vantaggio, e questo è forse safety car anche, perché avanti bloccata, sarà un mega vantaggio per quelli. Il compagno di squadra dell'ex, compagno di squadra attaccato Verstappen adesso. Esce, Verstappen dentro. Minchia! Lunghissimo! Lunghissimo! Verstappen in culo. Un po' di impressionante secondo me. Passa, passa. Dovrebbe comparire anche Lewis Hamilton. Ha attaccato Lewis Hamilton Verstappen adesso. Perez, attenzione, attenzione, è stato notato, safety car, quando gli hanno detto occhio alla distanza, gli abbiamo detto, ma sembra che erano più di 10 macchine, ed eravamo a curva 12, è stato notato per Sergio Perez, notato non vuol dire investigativo. Ricordo il precedente di Vettel, drive thru voleva dire perdere in Ungheria 23 secondi, e quindi la penalità dovrebbe, la puoi fare di 5, 10, 20 secondi, dovrebbe essere quella se c'è il